Fervono i preparativi per la prima edizione della rievocazione storica del circuito motociclistico cittadino di Frosinone per moto d'epoca classiche e moderne. Manifestazione rievocativa, non agonistica, in programma domenica prossima 15 settembre nel capoluogo. L'evento, che gode del patrocinio del Comune di Frosinone e vede la collaborazione dell'Automobile Club di Frosinone e del relativo club di automobili d'epoca, ACI Storico, in collaborazione con la gestione del Parco Matusa, ricalca fedelmente il circuito che dal 1937 fino a fine anni 70 ha rappresentato un appuntamento d'eccellenza per il mondo dei motori su due ruote per la provincia di Frosinone, dove presero parte allora piloti come Archilletti, Morgia, Passamonti, Villa, Mancini, Nicoli, Ferrante, cioè tanti altri. A ricordarlo, il più longevo dei piloti sociari, Franco Frasca. Bello perché si correva con tutte le moto che capitavano, non quella da corsa che compravano, affittavano o correvano tutti i big, c'eravamo i mezzi casarecci, andavamo al mare la domenica e il giorno dopo la domenica a correre qua, quando c'era tempo, con la moto che ci andavamo a spasso e cose. Quello era il divertimento. A Frosinone eravamo tanti, mi mancano tanto, però c'era gente che andava pure fortissimo. La rievocazione storica è dedicata a Pasquale Ferrante, detto Pasqualuccio, pilota ed appassionato di moto, come nel ricordo della figlia. Possiamo dire oggi era un pazzo scatenato sia per le velocità, per le macchine e per le moto. Un pazzo all'epoca definito perché economicamente negli anni 50, dove veramente la crisi era forte, lui che aveva un bel patrimonio di famiglia è stato capace veramente di dedicarla tutta alla sua passione. Oggi diciamo sicuramente ha fatto bene, si è divertito, ha fatto delle belle cose e possiamo solo dire che ha fatto veramente bene. Alla presentazione dell'evento erano presenti l'assessore al bilancio e alle finanze Riccardo Mastrangeli e l'assessore alla cultura Valentina Sementilli. Per ACI Frosinone il presidente Maurizio Federico, il presidente della commissione sportiva Tonino Di Cosimo e il responsabile sicurezza stradale Andrea Tagliaferri e gli organizzatori Luciano Balletti e Sandro Maura. L'iniziativa che l'Automobile Club ha sposato immediatamente con estremo piacere e estremo favore, in quanto riteniamo che rievocare le nostre radici attraverso immagini, personaggi, sia importantissimo perché ci fa riscoprire la nostra storia a tutti i livelli, dal punto di vista sportivo e dal punto di vista culturale. Le moto d'epoca, moto classiche e moderne, torneranno a ripercorrere il vecchio circuito e facendo rivivere una manifestazione che di sicuro è carica di emozioni e di ricordi.